Eccoci con Lele Manzi, Michele Rigamonti e Marco De Gasperi che si intrattiene col sindaco. Manca pochissimo all'arrivo, ma il bilancio già, Lele, lo possiamo trarre della giornata. Ma sì, il tempo ci ha assistito, quindi questa è la migliore delle cose. Il pubblico è veramente numeroso, quindi penso che sia un'edizione indimenticabile per tutti. Michele, tutti stanchi ma tutti felicissimi. Sì, no, veramente, finché arriva l'ultimo concorrente abbiamo un po' di patina, però come diceva Lele, il tempo è importantissimo, perché vedere questi ragazzi che arrivano all'arrivo con sorriso sulle labbra è la nostra felicità e la voglia di continuare. Marco, ma più facile gareggiare o organizzare? Ma sicuramente stare a casa, godersela sul divano di casa, però il problema è che veramente organizzare è faticosissimo, molto più che correre, e siamo soddisfatti che tutto questo comunque porti a qualche cosa di fantastico come abbiamo visto oggi a Sondrio. In un certo senso per me oggi significa quasi chiudere una promessa, nel senso che per anni ho avuto una mia zia suora che abitava qui a Sondrio, le avevo promesso che un giorno sarei partito da lontano e sarei arrivato correndo qui. Adesso lei non c'è più, però io comunque ho rispettato la mia promessa e ho avuto addirittura l'onore di vincere questa bellissima gara. Complimenti agli organizzatori, per me c'è la felicità di esserci e di aver messo il mio nome sull'albo d'oro in questa bellissima manifestazione. È una gara bellissima, dice la vincitrice della maratona femminile Cécile Lafayet. È tutta un saliscendi, così è davvero dura perché devi prendere il ritmo giusto. I paesaggi sono meravigliosi, è stato divertente anche passare tra le case vinicole e le cantine. Sono molto felice di aver scoperto questa corsa. Poi questa folla straordinaria, in Francia aggiunge non è la stessa cosa, la gente non è così appassionata di queste gare. Sono davvero felice di essere qui. Presentare un territorio attraverso l'emozione della corsa nei luoghi che ci caratterizzano credo che sia l'arma vincente che attira tanta gente a questa corsa, e ovviamente noi riusciamo a rappresentare col nostro territorio il meglio di quello che l'Italia può presentare al resto del mondo, territorio sano attorno al quale si crea economia, si crea anche attenzione alla vita sociale. Questo mi pare l'obiettivo che si è dato Wine Trail, ampiamente raggiunto ogni volta.